Weiwei, buonasera cari massivi e massive, e benvenuti a un nuovo streaming speciale di MMO.it. Io sono Plinius e oggi pomeriggio, per una volta, non è uno streaming serale: siamo qui pomeriggio con la luce eh, calante del tramonto e siamo qui pronti per seguire e commentare insieme il reveal della nuova espansione di World of Warcraft quindi oggi un'occasione assolutamente da non perdere eh, sappiamo che più o meno ogni due anni esce una nuova espansione di WoW e oggi 19 aprile eh, è il giorno della presentazione ufficiale di Blizzard eh, quindi eh, benvenuti e mettetevi comodi eccoci buonasera buonasera in bocca al lupo, BDSill, ma speriamo tutto bene, dai. Ehm, per quanto riguarda invece l'espansione, sì, speriamo, ovviamente, eh, speriamo bene, nel senso, tutti siamo, siamo speranzosi che sia una buona espansione, eh, anche se, eh, vi dico la verità, eh, sono già state... Ehm, in gran parte la sua poesia ci è già stata rovinata perché anche questa volta è arrivato l'ennesimo leak che praticamente ci ha anticipato tutto. Adesso ne parliamo insieme, ma eh, prima, prima andiamo sul sito. Io mi sono già connesso sul sito Blizzard per vedere le ultime novità. Eh, la conferenza inizierà. Eh, esattamente alle 18 in punto quindi tra 9 minuti eh, quindi abbiamo questi 8-9 minuti di chiacchiera in cui esprimere un po le nostre opinioni impressioni ecco c'è anche l'audio aspettate che lo abbasso ok tra l'altro la conferenza si può seguire sia su youtube che su twitch adesso vi, adesso vi faccio vedere e niente ragazzi, siamo qui quindi direi passiamo alla schermata della conferenza e così iniziamo a scaldarci un po', ecco. Allora, anzitutto io vi rimando alla news che abbiamo pubblicato su MMO.it con tutti i dettagli eh, Vi ricordo che oggi sarà una giornata di grandi live, doppio appuntamento adesso Qui con me, appunto, Plinius per seguire l'annuncio della nuova espansione di WoW E poi stasera torna al salotto degli MMO, una nuova puntata del salotto virtuale Insieme al buon Askezor, quindi ci sarò io e ovviamente ci sarà anche Askezor Per parlare di diverse novità, tra cui ovviamente non potremo fare a meno di parlare anche eh, di questa vociferata espansione e allora parliamo di questa espansione ragazzi nel frattempo eh, qui mancano 8 minuti eh, l'annuncio si può seguire sia su youtube che su twitch eh, io credo metterò bah indifferente credo metterò su youtube che almeno con me c'è meno casino vedete che twitch è molto più ci sono troppi commenti. Invece, almeno su YouTube lo metti a schermo intero. Eh, preferisco. Ah, addirittura si possono scegliere i sottotitoli. Uh, beh, ma no. Ma allora, allora, YouTube per forza si possono mettere i sottotitoli. Forse li possono mettere anche su Twitch, ma non, non li vedo. Invece, su YouTube. Vedete, sottotitoli in italiano, bene bene Allora ci seguiamo la conferenza tra 7 minuti e 30 Buonasera, benvenuti Allora parliamone ragazzi perché eh, diciamo la verità eh, L'espansione è già stata praticamente quasi del tutto licata Quindi eh, io ad esempio prendo questa news che ha pubblicato eh, stamattina EveryEye ehm, Legata proprio all'argomento noi di fatto sappiamo già che la nuova espansione si chiamerà Dragonflight. E non, so, non non sappiamo solo della nuova espansione, ma anche di qualcos'altro. Allora, leggiamo un po' questa news. Intanto in sottofondo c'è un po' di musica del Lich King. Eh, non a caso. A poche ore dalla presentazione della nuova espansione di WoW, un leak ha svelato molti dettagli sul futuro, rivelando il nome del nuovo contenuto aggiuntivo e confermando il ritorno di un'espansione molto attesa alla community del gioco Blizzard. In queste ore su Reddit stanno circolando screenshot tratti dalle cinematiche del gioco e persino il logo che conferma il nome ufficiale del progetto, World of Warcraft Dragonflight. Insieme alle immagini sono trapelate anche alcuni dettagli tra cui la presenza di una nuova razza chiamata Draktyr, e di una nuova classe denominata Evoker. Mm. Chissà se è credibile questo leak. Nuova razza, nuova classe, tanta roba. È raro che in una sola espansione mettessero sia delle nuove razze che delle nuove classi. Cioè è successo in passato però... però tempo fa, ecco. Eh, I leak però non finiscono qui. Eh, attenzione. No, eh, prima di passare al resto, io quello che so per certo è mai praticamente confermato. Eh, come dice BD di Silma, questa espansione metterà l'housing la, la grande La big feature di questa espansione. La grossa novità, a meno di sorpresa dell'ultimo minuto, dovrebbe essere proprio l'housing. Quindi un sistema di abitazioni per i giocatori. Eh, sono molto curioso di vedere come verrà fatto, come sarà re realizzato. Perché non nascondo che, eh, secondo me, l'housing io, io devo dire, sono un grande fan dell'housing negli MMO perché trovo che l'housing sia fondamentale per dare un senso di presenza e di eh, appartenenza al mondo virtuale. Eh, così come nel mondo reale tutti noi abbiamo una casa in cui andiamo a mangiare, a dormire, eccetera, secondo me è giusto che anche in un mondo virtuale ci sia una casa, un... comunque un'abitazione in cui va il personaggio. Infatti sono un po' critico di tutti quegli MMO in cui il personaggio non si sa bene dove va. Quando, quando non deve combattere o non deve salvare il mondo, no, per esempio Guild Wars 2 Ma vabbè, e, e tra l'altro questa sarebbe una lacuna che WoW ha sempre avuto fin da quando è uscito nel 2004 Quindi ci starebbe anche colmarla dopo tanti anni Ovviamente solo l'housing di per sé non basta quindi speriamo che ci siano tanti altri contenuti interessanti e soprattutto che non finisca con una eh, secca totale come Shadowlands. Perché Shadowlands di per sé come espansione è anche buona. Cioè nessuno può dire che fosse un'espansione di, di pessima qualità. Perché la qualità contenutistica di per sé era molto alta. Il problema è che poi, come al solito, era l'engame e eh, il fatto che per mesi non sono arrivati nuovi aggiornamenti, quindi c'è stata una secca di contenuti che è durata obiettivamente troppo per un prodotto AAA come World of Warcraft. Sono uscite solo due patch, la 9.1 e la 9.2 lo scorso mese, eh, nel giro di quanto? Un anno e mezzo. Due patch in più di un anno e mezzo, troppo in un anno e mezzo troppo poco, ovviamente. Si torna su WoW insomma per un mese come al solito È Esatto Arimasche vedremo come va Ma poi soprattutto oltre a Dragonflight Secondo questo sedicente leak Pare che arriverà un altro grosso annuncio Un segreto di pulcinella ragazzi Watlock Classic. I leak non finiscono qui perché la fonte svela anche la data di uscita di Dragonflight fissata per novembre 2022, ok, quindi Dragonflight dovrebbe uscire questo novembre e eh, sarà anticipata al lancio di Wrath of the Lich King Classic in arrivo a settembre 2022, così come Burning Crusade, un'altra delle espansioni più amate e popolari di WoW, si prepara a subire un restyling e tornare sui nostri schemi in versione classica. Ah, tra l'altro nel frattempo ringrazio eh, chi si è iscritto durante la sigla. Rischizzo, diventato massivo, grazie. Grande fratello, vero massivo. Uh, per il resto, ragazzi, prima di cominciare, dato che mancano due minuti, io vi ricordo di iscrivervi al canale, di followarci qua su Twitch se ancora non l'avete fatto, e soprattutto di abbonarvi per supportare il nostro lavoro e per sostenere il progetto editoriale di MMO.it. Progetto, lo ricordo, del tutto indipendente. Quindi, grazie di cuore a chi si abbonerà o a chi si è già abbonato. Torniamo a 100 massivi postumani, grandi ragazzi. Uh, sono su Watlock per ora. Su server privato Frostmourne Eh certo, Riosh. Però server privato. <ride> Invece qui, no, la grossa novità è che probabilmente arriva probabilmente già stasera. Blizzard oltre a Dragonflight annuncerà anche Wotlak Classic. Io devo dire, sono molto preoccupato da quella che leggo essere la data di lancio. Cioè, qui si vocifera che, del fatto che Wotlak Classic uscirà a settembre 2022, cioè questo settembre. Secondo me è troppo presto. Io spero che esca più in là perché settembre vuol dire che esce tra pochi mesi. E eh, l'anno scorso è già uscita Banning Crusade Classic. Quindi. Secondo me sarebbe un lancio troppo prematuro per quella che è l'espansione più attesa nella storia di WOW. Allora, banniamo un po' di disturbatori e per il resto siamo pronti. Quanto manca un minuto? Perfetto, che dire? Io sono molto curioso eh, per quanto riguarda questa storia dell'housing su Dragonflight, se verrà confermata. Allora, mettiamo qui eh, Twitch. Qui il sito ufficiale E qui YouTube Poi ragazzi, importante Fatemi sapere, come al solito Datemi un feedback audio-video Se è troppo alto, troppo basso Se, se mi sentite bene oppure no, e per adesso siamo pronti a iniziare. Comunque, io sono curioso. Poi, certo, parlare di hype. Eh, diciamo, non c'è un hype da strapparsi i capelli. Considerando, considerata la Blizzard dell'ultimo periodo, Activision Blizzard è una società profondamente in crisi. Eh, meno male, almeno adesso. Meno male che è stata acquisita da Microsoft, io comunque sono positivo, perché tanto peggio di come stava andando, non può fare. Quindi, se si conclude l'acquisizione da parte di Microsoft Xbox secondo me può rinnovarsi Blizzard. Quindi i draghi non sono morti tutti, Eh pare proprio in sì Sil, ma quando Blizzard non sa cosa fare, nel dubbio, Track tira la leva dei draghi per salvare. i capra e cavoli. Troppi ricordi, non resisto. Dice Whatlock like Classics, ten Ci sta, ragazzi? Ci siamo. 5 4 3 2 1 Let's go. Ecco, io mi muto. Godiamoci insieme questo filmato. Vabbè, non è ancora il... credevo che fosse il cinematic, invece no, questo è solo... È solo per fare un po' di scena. Il prossimo capitolo della nostra avventura comincia ora. Vediamo. Hi everyone. Sono John Hyde, general manager di Warcraft. Ecco, abbiamo John Hyde, Ion, Ozzy Costas e Holly Longdale, che tra l'altro è un ex veterana di EverQuest. And Holly Longdale, Longdale. E lei si occupa di WoW Classic, World 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 Classic. Team, quindi attenzione, il fatto che sia presente Holly Longdale già ci really dà un, un, in. un indizio sul really fatto che parleranno di WoW Classic. Ma prima voglio ragazzi? Alzo un po'. il che ha aiutato The updates that we've done recently, and what you're going to see in the upcoming year. I mean, really, for Shadowlands in particular, the story of the last nine months or so of, of this expansion <laughs> is about <laughs> <all I'm without laughs> the community and it's shaped <laughs> by <laughs> what we've been hearing from them, and us realizing as a team that we just collectively needed to do a better job of making sure the community felt heard. And so that led us to the changes we made in 915, but also really re-examining some of the assumptions and foundations of World of Warcraft. Ok, Ion uh, Azicosta sta facendo un mea culpa sul fatto che non hanno ascoltato abbastanza i fan e I promette... Che adesso hanno ascoltato i feedback dei giocatori the già con la 9.1.5 really ha detto: Ecco, con l'aggiornamento dei contenuti di Fine dell'Eternità, l'ultima piace uscita. Dicono di aver ascoltato la community. Vabbè, queste sono tutte cose. PR, le solite promesse di marketing. Dicono di aver imparato la lezione. lezione, ma sarà vero. Certo non è che, che possono dire vaffanculo i fan. Adesso passano a Woo really Classic. Ah, guardate dietro, guardate dietro, avete visto? Dietro c'è il posta di Waterloo, I I said, of the Lich King. A sinistra lo vedete. And we are a very happy and Benvenuti. Benvenuti that, that experience. And so once this classic community <clears throat> formed and grew, we had to listen to them. Tra l'altro anche lei Vestita di blu, è blu. Sono yeah, tutti cioè riferimenti A Wrath of rato the Lich King La Season of Master La nuova stagione Di WoW Classic Intanto Eccolo Akitomi Si è abbonato Grandissimo Vero massivo Postumano Grazie mille di cuore Intanto qui dice Che la Season of Master L'idea è di farla Durare circa un anno Ma Questo esperimento È stato apprezzato sono molto apprezzato alla community. È diventato il fulcro della stagione di Season of Mastery, cioè la modalità Iron Man. Eh, sì, sì, ascoltano troppo la, com la comunità. Non sia mai che l'ascoltano troppo. Se attende, va bene. Hanno, qui dicono che in, in Burning Crusade Classic hanno bilanciato il sigillo del paladino e quello dello sciamano. Che va bene, è tutto molto bello. Però ragazzi, fateci vedere la ciccia. Dai, non, non stiamo qui a, perdere, a perdere. Fateci perdere tempo. Ah, la fazione incrociata in arrivo con la 9.2.5 cross, cross, cross Faction. Ne avevamo già parlato mesi fa, non è stato annunciato adesso, un annuncio che era già arrivato qualche mese fa. Ne avevamo parlato su mmo.it arriverà il cross faction su WoW su WoW retail, proprio con la 9.2.5. In modo da unire la community, eh, Oid alleanza di fatto. Con questo aggiornamento, Hoid Alleanza, diventeranno una volta per tutte alleati diciamo che ovviamente è un po' una bestemmia per chi ha giocato a WoW Classic per, per, per chi è fedele a WoW Classic come me però è anche vero che da un punto di vista puramente commerciale ha senso per Blizzard distanziare il più possibile i due prodotti. Cioè, WoW Classic è una cosa e WoW Retail è tutta un'altra cosa. Devono essere due bestie e due animali il più possibile diversi in modo da fornire due prodotti profondamente differenti all'utenza. Ha senso. Eh sì è un po' triste ma è cazzi. Sì fa anche capire il fatto che molti server sono un po', sono un po vuoti su WoW e, e quindi hanno bisogno anche di mettere insieme, la di unire la community Può essere anche una cosa positiva in termini di quality of life Tanto i vecchi fan come noi, i vecchi dentro giocheranno a WoW Classic Ecco una sorta di addio alle Terre Tetra di fatto stiamo parlando della 1.9.9.1.5 per Ah, si torna ad Azeroth. I mean, un spazio di ricco di, di fantasia This che i nostri fan ci chiedono da tempo. WoW. So, ado, oh, guardiamo il filmato. Cinematic. Ok, cinematic ragazzi, mi muto. Eh sì, Baxen, ma è già un annuncio di un paio di alcuni mesi fa eh, che Ode Alleanza saranno cross-faction. Uh, 10.000 anni fa, vediamo. Been sundered. It cries out in pain. We must go to its aid. We entrust our ancestral home to you, the Watchers. Here hold, lest the path home be lost to us. The world is healing. But her fate is yet uncertain. Together, we shall be Azeroth's protectors once again. Here, the new age of dragons shall begin. Eccoci, Dragonflight, Dragon, so cool. hanno no, messo i draghi. I Buonasera, Marco, bella, benvenuti. Uh, I mean, eh, le cinematic sono sempre Dragonized, tantissima roba. Ok, quindi le Dragon Isles, le Isole dei Draghi. Una nuova era. Ok, qui vediamo gameplay del gameplay invece. I Rathion cerca suo padre nelle Dragon Isles. Il faro rimuove... Ah. Richiama i draghi con urgenza in un momento di bisogno. Quindi sono le Dragon Isles la nuova yes, zona. Sì, lì che hanno veri, ma li sapeva che hanno veri rock zone. Cinque zone, quattro zone di livellamento standard e una nuova zona iniziale di cui parleremo tra poco. Oddio, scommetto che hanno messo una zona tutorial per i nuovi giocatori. Sicuro? Quattro regioni più una rigogliosa primo idea, piena di energia e di elementi. Beh, sembra molto bella comunque artisticamente. Magma activity, volcanic activity. there's the icy the Azure Span, and each one of those has a kind a a of It's going to be an amazing place for players to arrive at and explore. Sicuramente avranno right, trovato qualche way 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 modo per means la you oppure sarà un net un place. No, non ho visto i fermenti ad avatar, devo dire. Ah, la nuova razza, Drac confermata, razza draconiche. Incredibile, è lì che ci aveva preso tutto. Vediamo se annunciano anche la nuova classe. Quindi, Drakti hanno abilità uniche. Non corrispondono a nessuna delle classi esistenti. Ah, non solo una, una nuova razza, ma anche una nuova classe, confermata. Beh, comunque, è tanta roba da un punto di vista contenutistico. Ok, quindi tutto vero, il, il leak è tutto vero, quindi nuova razza Drakthir, una razza draconica e insieme alla razza arriva la nuova classe dell'Evoker No, la classe draconica non esiste già Assolutamente no, novità, novità assoluta. Che roba, ma io immagino. Ma questa, se uno si crea un PG con questa razza e questa classe, poi può avere una mount volante. Cioè, pensateci, sarebbe il drago a cavallo di un drago. Unibuyota DPS a distanza e un Ok, unibuyota DPS a distanza e ile. interessante quindi. E probabilmente non ho di più leather. I leader ti amati per questo. Esatto. Questo è davvero una hero class. And so <inaudible> è un hero class come il Death Knight. Esattamente <inaudible> come il Death Knight o i cacciatori di demoni. Iniziano a livello 58, avranno una, una, una zona iniziale tutta per loro. Che infatti è la quinta zona di cui parlavamo prima. parlare un po' sulle customizzazioni? Cosa potete identificare il mio character? Oh, aspettate, tolgo la barra delle donazioni perché altrimenti si può personalizzare in qualsiasi cosa. Ecco, perché altrimenti si vedeva male. Nuova classe, nuova razza, aggiornamenti al sistema e, le e delle caratteristiche. Nuove meccaniche, nuove feature. Mm. Attenzione dice che nelle precedenti espansioni Avevano, avevano creato troppe feature Che poi venivano trascurate, e trascurate e quando si va non avanti, molto avanti molto Non vogliono ripetere lo stesso errore Con Dragonflight Quindi con la nuova espansione, una nuova espansione. E Questa è una cosa positiva esatto comunque Questa volta investiamo tutte le nostre energie In rinnovamenti costanti Oltre a miglioramenti e ristrutturazioni Dei sistemi di base di WoW Cose come i sistemi di progression il sistema dei talenti, lo so rifanno per l'ennesima volta. Il sistema dei talenti, vi rifanno l'interfaccia, vi rifanno le professioni. È tanta roba. Comunque, è una roba. Sono robe grosse, comunque. Con talenti e attraverso ha alcune cose che, francamente, abbiamo Ah, dice: Francamente, abbiamo perso alcune cose quando siamo passati al sistema di talenti di Misto of Pandaria. Cos'è? Torna indietro al vecchio sistema con i talenti? il senso di ibridismo, hanno perso. No il sistema di talenti.

Senza togliere nulla all'utente Gli elementi aggiuntivi sono ancora lì se li volete Quindi potete continuare a utilizzare le mod Si può completamente personalizzare l'interfaccia Beh, questa è una cosa positiva in termini di quality of life eh. Ragazzi Professioni Crafting Sì, lo Our approach to professions <laughs> in Dragonflight is really all about delivering on fantasy and identity. Quando parlano di professioni crafting, sì, esatto. Vogliono rifare the ability to invest time and energy into that become a master crafter. Per diventare un maestro artigiano, state a vedere che vi One of the big pieces that we want to do to support that is a new work order system. Un nuovo sistema di ordini lo... di lavoro. Hai anche cose. C'è un nuovo sistema di ordini di lavoro. If you have a bunch of mats and you want them forged into a great sword, you can put that work order up, list your mats, offer a commission and a skill word. Offrire la commissione per realizzare l'arma dei vostri sogni. È ah, intrigante uh. Ovviamente sarà possibile volare In groppa a un drago Un nuovo feature: la cavalcata dei draghi Dallo slam alle bombe in picchiato E in pratica mettono il Mettono il drago di gv2 E lo skyscale di kill 2 s2 e rifanno il sistema di volo, no, ragazzi. Mount, uh, una nuova cavalcatura personalizzabile so fin dall'inizio. Right? Awesome è un'abilità che si impara col tempo yeah, per diventare un cavaliere di draghi. Eh, qui hanno letteralmente preso ispirazione fortissimo da GV2. Beh, è una mossa intelligente la parte di Blizzard. E il you know, vostro drago lo look look like, potete personalizzare, horns, head, cambiare tutto, le corna, le forma della testa, more. gli accessori, <laughs> so i pezzi so cool. di armatura. Ok, <laughs> so interessante. Yeah, so Poetà dei giocatori livello 70, eh, il nuovo continente i Dragon Isos: 5 zone, 4 zone di leveling standard, una nuova zona iniziale per la classe Drag Tier una serie di rinnovamenti delle meccaniche e dei sistemi, un nuovo sistema di talenti, una ristrutturazione e un aggiornamento dell'interfaccia, un nuovo innovamento anche del crafting, delle professioni di crafting. Dragon Riding che ti e upgrade mount in un nuovo, ovviamente nuove spedizioni, nuovi dungeon, in, in, in nuovi AMS set Bene, quindi queste Se di wanted, base sono help help le grandi novità di Dragonflight Non hanno dato feedback, la data di lancio Ah, adesso inizia la conferenza deep dive Ecco, adesso parliamo di WoW Classic una dei all-time favorite expansioni di World of Warcraft. Arriva. Godiamoci il filmato di Waterlock Classic. Uh. Eccolo, Wrath of the Lich King Classic, confermato nel 2022. Bellissimo, no? Sulle cinematic sono veramente dei, dei fenomeni. Però, cazzo, è troppo presto quest'anno! È troppo presto! Bunny Crusade è uscito appena un anno fa. Meno di un anno fa. Meno di un anno fa. <laughs> and you not go back to Syndragosa as the source. That was the first expansion I played with my youngest son. Mm -hmm. So, I can remember on that platform, black goo and, you know, chunks of ice falling off and and having to repeat that battle with the Lich King but when we finally downed him, it was such an incredible moment. He jumped up buonasera, desert, buonasera jumped up a tutti, of ragazzi. Like, yeah! Benvenuti. <laughs> okay, so sono tutti contenti per Classic. Mm -hmm. So, as you know, with Pre-patch, arrivano i Cavalieri della Morte, il Death Knight, e parte a livello 55 Vabbè, eh, ragazzi, tutti i contenuti che già sapete se avete giocato a Warthog in passato Si va a no trend. Tantissime zone Tantissime zone da, da about esplorare. About so me, Grizzly Hills. So no, ma le zone water best, best best best. So di Waterloo che hanno bellissime. Probabilmente la migliore espansione nella storia di WoW. Quindi fighissimo. Però... Dragon Blight anche. Ma soprattutto Howling Fjord. Dov'è Howling Fjord? Una zona preferita di Ask Ecco, so cambiamenti a, a Waterlock dungeon Classic: l'hanno messo alla ricerca like di spedizioni, quindi il dungeon find di fatto: non è adatta alla nostra community. Was that was that was that quindi, that quindi lo Now, tolgo, perché l'esperienza di andare in vanilla, ribuilding gruppi, Ok, quindi dicono se volete utilizzare il, il Dungeon Find, anzi, no, il Raid Find perché hanno parlato di spedizioni, cioè i Raid. Quindi dicono il Raid Find è in Shadowlands e in Dragonflight, ma l'hanno rimosso da Burning Crusade Classic e da Waterlock Classic perché vogliono incentivare il gioco di gruppo. Poi arriva il Barbiere con cui We're potete personalizzare il vostro più personaggio. Più Stiamo più parlando più di Water Classic. Ah, non, non esisteva quando è stato quando era stata lanciata l'espansione originariamente. Ah, non ci sarà una tassa right? con soldi reali. Di fatto non ci saranno microtransazioni per utilizzare il barbiere. sort of like spell batching in a sense there's a lot of technical advancements and it's not about the philosophy of what makes classic classic and what brings people together it's just what's the better experience and let's not artificially restrict something that we can provide a better version of just for the sake of nostalgia and this is we're happy to say this is one of those cases so rath Metteranno so we'll so un craft level craft boost al 70 per chi preordina Waterlocker Classic e poi il level cap verrà innalzato al livello 80. In of 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 Inscription, la nuova professione di crafting, cioè nuova tra virgolette, parliamo tutte di cose che c'erano in Waterlocker nel 2010. No, 2008, 2008 scusate. Okay. So be Abbiamo Bene, questo è quanto. Insomma, non hanno dato forget, date di lancio né per Wotelk né per Dragonflight. So Ma a questo punto for temo che sia vero this, quanto, hanno, we'll quanto diceva il leak. Il leak ha azzeccato tutto. Per cui probabilmente Wotelac Classic uh, uscirà a settembre e Dragonflight a novembre. Dragonflight Deep Dive, I'm Steve Denuser. And I'm ecco qui siamo arrivati alla conferenza di Deep, here, deep Dive Vogliamo guardare anche questa? Intanto leggo un po' di chat Scusate ragazzi Set in Death Flight, the Isles. No, Dragon Cataclysm è been uscita been nel 2010 What the è nel 2008 Mi sembra

Kind of drained away, and the land went eh, dormant. Some I was behind. Some Titan watchers. I guardiani dei titani Allora Tutte cose carine fino adesso, almeno per me Sì, devo dire, Ai Imas che comunque è interessante Dragonflight Dragonflight Devo dire che mi aspettavo di peggio Oh raga, la nuova espansione ha un botto di contenuti è Un nuovo continente Dragon Isles Intanto abbasso che qua stanno facendo un casino un nuovo continente, la Dragon Isos con 4 nuove zone. Una nuova classe, una nuova razza. Eh, la, la il rinnovamento dell'interfaccia, il rinnovamento del sistema di crafting. Le. Eh, L'interfaccia, eh, ho detto la possibilità di, di personalizzare e cavalcare i draghi in modo molto più complesso di quanto fosse prima. Stile lo Skyscale di GV2. Ma non hanno, non hanno, non hanno annunciato l'Housing come è possibile che forse, devo, forse devono, devono ancora svelarlo perché l'housing è praticamente stato confermato questo è un approfondimento di lore eh, per chi fosse interessato io ammetto che non sono un esperto della lore di WoW pur avendoci giocato tanto l'ambientazione classica per me è tanta roba quella roba di Shadowland mi fa venire ancora i brividi eh

the Dragon Isles isn't just populated by dragons or just by the Jaredan, there's also many other occupants here in the Dragon Isles that have been here either just recently or for a while, including a fan favorite coming back, the Tuscar. That's gonna be awesome. We've got e other We're gonna find out about a civilization of centaurs that predates the ones that arose on kalimdor much mm -hmm. later. E eh, peccato che la razza classe sia insieme. Non sono due cose diverse. Che uno può crearsi una nuova razza o una nuova classe. Te le devi fare insieme, sì. Quello è un po' un peccato. Però, Però sembra tanta roba. Interessante anche il sistema really di commissioni per il crafting Sì Sul crafting there. si sono right. chiaramente ispirate a Final this Fantasy XIV Non è un male, American, anzi ben venga Eh, ma sembra che hanno preso ispirazione da molti altri MMO and Cioè he, Blizzard motion, ha capito the Ha the mangiato la foglia Ha capito che WoW in un periodo di crisi totale Ha preso ispirazione Da Final Fantasy XIV e da gv 2 per il Drago Volante tranne Housing hanno azzeccato il leak Ma guarda è strano, True perché tra tutte feature, l'housing era l'unica che era stata parzialmente confermata dal lead developer di WoW, infatti è stranissima sta cosa, eh no però è mai, cioè se voleva annunciarla l'avrebbero già annunciata. Veramente strano. Il dungeon finder lo vanno messo proprio con WoW Che peccato non lo implementano No attenzione Riosh hanno parlato non di dungeon finder, finder Ma di ride finder loro Poi non so se magari Non so se magari Lo immuovono uno e tengono l'altro so Però loro hanno parlato di uh, the uh, that, Di uh, Find delle spedizioni Spedizioni in who inglese è ride non è dungeon. Dungeon in, in, in italiano com'è? No, aspetta, forse avete ragione. Hai ragione tu. Perché io non so, mi, io, io confondo sempre tra incursioni e spedizioni, perché la traduzione in italiano di wow, non si capisce un cazzo, mannaggia. Mentre in inglese dungeon è una cosa e ride è un'altra, ed è chiaro qual è la differenza tra un dungeon e un raid. In italiano, tra spedizioni e incursioni non si capisce una sega. Quindi, forse hai ragione tu. So, by using the and the together, no, no, Dungeon non è Catacomb. In questione è ride. You know, okay. Okay. e Raid. Ok. Espedizione e è il Dungeon. dungeon. So spedizione e il Dungeon e questione e Raid. Ok, perfetto. Allora, allora, come dicevo. No, forse non è come dicevo io. Uh, perché Sarah hanno parlato di. hanno parlato di. Eh, non mi ricordo se hanno detto ride find, spedizione, non lo so, lo scopriremo dopo Ryan. Che confusione, maledetta la traduzione in italiano non si capisce la sega Magari se lo tengono poi dopo l'Ausing. Ma mi sembra strano. Pff. Solo a me hanno dato l'impressione di essere andati a risparmio con le cinematic. Ma oddio, non direi proprio oh, a chi Tommy. Non I'm so John, cosa vi aspettate. Ma se siete rimasti elusi da queste cinematic, so the, the zones, God, right. che poi fossero le cinematic, il problema di WoW quelle sono sempre fighissime. Ecco, le prime due zone, Waking Shore e non abbiamo fatto in tempo a legge. Okay, we can this show it up, we can show It's waking up around you too, and the elements are just going crazy. The art team again has hit it out of the park. You'll see like a lava mountain flowing ok, saranno montagne di lava. Secondo me, me la fine dell'alternanza o d'alleanza si il definitivo crollo di tutto ciò, ciò right, che so è stato uovo. Ormai è la fine di un prodotto che ha dato moltissimo al panorama videoludico. Ma sì, Damantes, è semplicemente un prodotto che nel 2022 si è adattato ai tempi moderni con l'obiettivo di differenziarsi il più possibile. Possibile For da WoW Classic, world. se vuoi ancora quella divisione we tra WoW O e l'alleanza vai great. su, <laughs> su, su <laughs> WoW Classic. Okay. Vabbè, A questo ci interessa meno. Devo so dire che descrivono. Mamma mia, già i nuovi sviluppatori di WoW. Quando vedo i nuovi sviluppatori di WoW, io sinceramente cringe un po'. Pare il mio personale, diciamo che non è più la vecchia Blizzard. Ecco, questo è poco ma sicuro.

Ok, Iration, quindi abbiamo capito che questo personaggio Iration ehm, avrà un ruolo chiave nell'espansione. Oh, scusate, allora, mentre voi... Guardiamo intanto cosa Dragons dicono. Io vado a recuperare also, il tweet di uno sviluppatore di long World of, of, World of, of Warcraft. Che so aveva detto there's chiaramente di essere al lavoro sul sull'Housing. Mi sembra. È stranissima sta cosa. Io ero sicuro che l'Housing. Cioè, proprio. Avevi scommesso 10 euro che. che mettevano l'Housing. Opportunity to rise up. As the Red Dragonflight have the mandate of nurturing life, they don't want to just stomp out the jardin completely, but they want to make sure that they don't have the power to affect those around them negatively, to make sure they don't go on a rampage and destroy the ecosystem that has been created here. And so those are awesome things in the Waking Shore, but Steph, there really is only one right answer for the best <laughs> thing in Waking Shores, right? This is true. Ducks. Yes. We finally have those webbed feet hooligans in our game. We cracked the technology. Hanno messo le anatre ana in Dragonfly. Poi right, la seconda zona è Ona Run. So le le pianure di Ona Run, le colline di Ona Run. Non c'è contenuto da raccontare nelle zone di Shadowlands. Guarda, dietro, bubo, peto, non so dietro, Bubbo, Ripeto, non l'hanno citata archeologi, però hanno detto che eh, rinnoveranno tutte le professioni and di crafting. Ma sì, Baksen, io sono d'accordo con te, però il gioco è cambiato, cioè non è più quel wow. Dobbiamo, dobbiamo, dobbiamo farci una ragione e metterci una pietra sopra. Se volete rivivere sensazioni simili a quel wow, andate su classic. E secondo me ci sta anche, devo dire, tutto sommato sono passati quasi vent'anni da quando è uscito wow. Uh, 18 anni. Dopo 18 anni ci sta anche che non sia più lo stesso gioco. The centaur. The centaur awesome Infatti io gioco a WoW Classic. Poi ecco i centauri anche. Insomma, stanno presentando dragon, tutti dragon, i mob i nemici che saranno presenti in queste nuove strong, zone. Strong. Oh, però potreste anche abbassare un po'. Che cazzo, quanto parlate, quanto urlate. Ma sia sì, chi Tommy, non è la cinematica brutta. Siamo noi che dopo, dopo 18 anni non ci emozioniamo più come una volta. Vatti a rivedere le cinematiche di una volta, tecnicamente hanno inferiori. Eppure ci emozionavano molto di più perché hanno qualcosa di nuovo. D'altronde, um, Dragonfly, che cos'è? La decima? È la decima espansione di WoW? Uh, Banning Crusade no, The Banning Crusade Wrath of the Lich King Cataclysm Mist of Pandaria uh, Warlords of Draenor Legion uh, Poi dopo Legion Battle for Azeroth Shadowlands Oddio, oh, ho dimenticato una Sarebbe la decima, non ho dimenticato una Mannaggia, sono un cane: ah no, perché è giusto, la nona espansione è la nona espansione, ma sarà la 10.0. Perché? Perché Uovo WoW Vanilla è alla 1.0, e quindi ovviamente è tutto spostato avanti di 1 Dicevo, alla nona espansione. Difficile mantenere sempre alto l'hype, l'emozione. Cioè, il gioco ormai lo conosciamo, ragazzi. Poi, quanto possono mettere nuove zone, nuove classi, nuove razze, nuovi contenuti. Ma chi è che si emoziona come nel 2004? È ovvio che è così. Sì, sì, esatto. Rock Zone: Come dicevo, eh, Dragonflight è la nona espansione. Ho contato bene, meno male perché. Perché. Sarebbe stato gravissimo sbagliare l'uscita delle espansioni. Azul Span e Taldraxus, altre due zone. Sono zone, non lo so. Notate come sia pieno di donne. Dopo lo scandalo che è successo, eh, che ha investito Blizzard negli ultimi mesi, adesso tutte donne, almeno non tutte, però ci sono tantissime donne presenti, guardate. Già solo qui. Tre donne su quattro. Bene, quindi stanno presentando tutte le zone Comunque vi dico la verità A me questa espansione di per sé non sembra neanche malvagia eh, È molto... È positivo Le cose che hanno presentato sono tutte positive eh, Certo, il problema è che ormai non, nessuno di noi si fida Cioè non ci fidiamo più ciecamente di Blizzard come una volta Dovuto a quello che è successo vogliamo, vogliamo vedere ecco. eh, Anche perché poi il problema non è... Non sono le zone Perché Blizzard è sempre stata maestra Nel realizzare delle zone artisticamente stupende Meravigliose Piene di contenuti Il problema è l'endgame Io credo che siamo tutti preoccupati per l'endgame E Blizzard non ha detto nulla Gli sviluppatori fino a non hanno detto nulla Sull'endgame Non una singola parola io ho sentito Sull'endgame Quindi sono preoccupato da quel punto di vista Guarda... Be bella Silmar. Guarda, era un fake la casetta Hanno annunciato tutto Tranne l'housing Tutto, hanno annunciato un nuovo continente Nuove zone, nuova classe, nuova razza eh, un rifacimento Del crafting eh, la possibilità di andare Di volare Sì, lo so che si poteva volare anche prima su WoW Però adesso hanno rifatto il sistema di volo Stile o SkyScale di GV2 L'unica cosa che non c'è è, è L'housing, che era quella che io Personalmente aspettavo più di tutte, cazzo che palle, porca miseria, sarebbe stato bellissimo. Finalmente mettevano l'housing in WoW. Dopo 18 anni che WoW non ha l'housing. E invece era un fake. Cioè io sono rimasto malissimo. Ma come fa sto gioco ad andare avanti senza housing? Cioè World of Warcraft, l'MMORPG più giocato di sempre e ancora non ha un benedetto sistema di case. Per me è una cosa inconcepibile, inconcepibile. Eh beh, BDC, ma non è che lo scopriamo adesso che in America c'è un problema di sovrappeso. E in Activision Blizzard hanno avuto problemi anche più gravi, ben più gravi. La cinematica vista oggi è anche secondo me è un po' sottotono, confrontata con le cinemati di Diablo 4 la differenza qualitativa salta all'occhio. Detto questo, Ciccia non è fondamentale. Ma dipende cosa intendete con differenza qualitativa, cioè voi parlate proprio di dettaglio, animazione, stile... Boh sì, può essere, certo quella di Diablo 4 era clamorosa, sono d'accordo, però aveva anche uno stile molto diverso secondo me, cioè la cinematografia di Diablo 4 era quasi fotorealistica, aveva questo stile molto sporco, invece Wow storicamente ha questo stile artistico molto più cartonesco, fumettoso infatti la cinematica sembrava quasi un film Pixar però anche Shadowlands era così, secondo me metto una casa d'asta in città no. vabbè, ok ragazzi, io volevo sentire solo una parola da voi housing system, voi non me l'avete me messo maledetti, maledetti ma cosa gli costa? Cazzo Blizzard c'ha i miliardi Mettilo un sistema di housing Stile, stile Final Fantasy XIV no? O anche stile Star Wars di SV Thor Mi sarebbe andato bene Beh comunque è fatto bene Guardate Alex Straza quando apre le ali E ci sono le gocce d'acqua che scendono dalle sue ali cioè, Non è un brutto cinematiche, eh ragazzi Siamo, siamo sinceri poi certo, può piacere più o meno, quello evidente Sì, esatto, Rogue Zone, lo stile di Diablo 4 punta al dark fantasy mentre WoW è high fantasy, assolutamente, sono d'accordo Cioè, non è che sono d'accordo, è così, è oggettivo, è un dato di fatto Io sono contento perché Xenoblade 3 esce a luglio il sistema, in realtà il sistema di housing l'ho sempre inteso nella fattoria di Pandaria Passando per la Garrison Guarda, magari tu l'hai inteso così, Trububbo Però non è così Nel senso che ci vorrebbe un vero sistema di housing come Final Fantasy XIV Non so se lo conosci, però Un vero sistema di città in cui puoi, ti prendi una casa, la personalizzi, cambi tutto, scegli fino al più piccolo dei dettagli E poi la cosa incredibile di Final Fantasy XIV è che tu vivi proprio in un quartiere con altri giocatori che anche loro hanno le loro case Comunque sto divagando, qui fanno vedere il nuovo sistema di volo sui draghi E qui è letteralmente GV2, lo Sky skyscale di GV2 Drac ti evoca Ecco sì, ok, ho capito cosa intendi, Trububo. Però non è un vero sistema di housing come lo intendiamo noi. Cioè, ci si aspettava un vero sistema di housing come quello di Final Fantasy XIV. E poi in realtà ha un. Guarda, che il sistema di housing di BDO è molto diverso da. Dalla fattoria di Pandaria è eh, Trububo. Non sono assolutamente la stessa cosa. Black Desert ha un vero e proprio sistema di housing in cui ti puoi prendere la tua casa, puoi scegliere tu in quale città, Avelia. Eh, di, eh, è, è molto, è molto profondo, molto stratificato. Cioè, invece, la Garrison di, di World of the con tutto rispetto, è una cazzo di Garrison. Cioè, no, non ci siamo, non ci siamo. Hanno pure revampato l'housing su Final Fantasy XIV per far sì che tutti possano avere una casa Sì, e tra l'altro è buggatissimo il sistema, abilissimo Non so se hai visto che c'è stato un disastro eh, Hanno avuto dei problemi tecnici, un sacco di gente non ha potuto prendere la casa Abbiamo appena pubblicato la news su MMO.it a tal proposito Lasciamo perdere Draenor, eh sì, infatti Cioè, obiettivamente, raga, ci si aspettava qualcosa di più dell'housing di, di Warlords of Draenor, dai ci vorrebbe pure poco, basterebbe solo che in ogni locanda ci metti la stanza personalizzabile in stile in stanza privata. Oddio, che tristezza! Rockzone. No, cioè, io se mettono un sistema di housing, io spero in qualcosa di più. Come SWTOR, come Final Fantasy XIV, che da questo punto di vista è veramente avanti. Se mi mettono la stanzetta privata in una locanda, è tristissimo. Che tristezza. Il verde sarà evocativo dell'Emerald Dream. Ah. Tanto qua mi ci stiamo distraendo, ma qua fanno vedere le abilità e eh? fanno vedere le skill della nuova classe, delle voche. Magia verde, magia azzurra, tanta roba. Quindi è fake. E poi di sì, cioè il sistema di housing... Eh... Non c'è, non l'hanno annunciato qua la nuova espansione. Che è la singola cosa che aspettavo più di tutte. Vaffanculo, io ragazzi in questo momento sto, sto bestemmiando dentro di me. Sono veramente deluso. Cioè, peccato, eh, perché poi Dragonfly ci sta, nuova classe, nuova razza, nuove zone. Però dovevate metterlo l'Housing. Altrimenti, così è l'ennesima espansione. More of the same, che sinceramente ha anche rotto le palle. Ecco, faccio l'ask della situazione. Va bene, tanto poi ne parleremo stasera nel salotto degli MMO, quindi tra un paio d'orette saremo qui a fare gli stessi discorsi, però poi bello è eh, il fatto che puoi personalizzare fin nei minimi dettagli eh, sia, il sia il personaggio che la mount draconica. Ma il mio Super favorite part mm. of customization for the visage form. Mm. capelli si possono personalizzare. E game be, game. Be, allora. <laughs> chat, eh beh, allora. Tanto chat. As players make their way through each of the areas of the Dragon Isles, they'll partner up with the dragon flights to move through the air as they've never done before. You'll notice I did not say flying because <laughs> flight has a very specific meaning for World of Warcraft, mm. yeah, and and we're talking about something new. Dragon Riding la cavalcata dei draghi, si chiama questa nuova meccanica. No, vabbè, identico, clamoroso. E letteralmente lo Skyscale. Blizzard è, Blizzard è sempre sa sempre copiare' molto bene, fin dai tempi di Warhammer Online. Ah, Inanette gli stanno fischiando le orecchie in questo momento, povera Enanette Vediamo se saltiamo fuori Barrow the Power nella 10.1 che ti costringe a farmare qualcosa 5 giorni su 7 per essere competitivo Eh, il problema è quello, troppo bubo, non, non hanno detto niente sul gameplay e soprattutto sull'endgame Io sono preoccupato per l'endgame per fortuna a me dell'housing frega zero alla fine meno male Ecco vedi alcuni sono contenti Harry Tu sei contento Io l'unica cosa per cui ero hypato Era un vero sistema di housing fatto come Dio comanda Ed è stata l'unica cosa Non vera Piango, piango, detto. piango, piango. Che tristezza. Eh niente, sono sfigato ragazzi. Io ho una sfiga. Ogni volta che in un MMO vorrei vedere qualcosa, state sicuri che gli sviluppatori mettono tutto tranne quello che io vorrei vedere. Stessa identica cosa è successa su GV2 quando hanno annunciato End of Dragons e in molti speravano che mettesse All Housing, invece cosa hanno messo? La pesca. La pesca. Um, vabbè. Eh, magari Rios, magari un housing alla Wildstar. Quel, quel gioco aveva un sistema di housing che era totale. Era la cosa più bella MM, di quell'MMO. Ma è colpa dei Rumors? Se in realtà i Rumors avevano azzeccato tutto a Rimask: tutto tranne l'housing. Ma tutto quello che aveva detto per il resto è confermato. Ecco, anche qui sviluppatori che ci parlano di delle modifiche all'interfaccia utente di WoW. Lud. I have a big question for the group. My guess is like 15 years. Anche Rift dici Riosh. Sì, carino, però su Rift non ho mai non me lo ricordo l'housing su Rift us, Invece su Wildstar, porca miseria se me lo ricordo Era memorabile, era la feature più bella di quel gioco also, look, Ok, quindi dicono okay, che fanno l'UI di WoW Questa è una cosa positiva, obiettivamente Questa è una quality of life Ah, è Archeage, la prima versione Però Archeage okay, è un sandbox davanti È un sistema di housing non istanziato WoW non lo può replicare per cui sarebbe bastato un sistema di housing alla SWTOR o alla Final Fantasy XIV. Però ti correggo Adamantes, tu dici l'housing più bello e completo di sempre lo aveva No, ce l'aveva Star Wars Galaxies. E infatti Alcage, in quanto è MMO Sandbox, si è, si è molto ispirato a Star Wars Galaxies. Comunque, vabbè, basta parlare dell'housing, ragazzi, perché tanto è stato smentito. Quindi, riperoni... I coloro che sognavano finalmente un'introduzione di un sistema di abitazione siamo stati delusi. Quindi, rip. Sì, credo sia un transgender, ragazzi. Ma anche la maglietta Ecobaleno, eh, per la questione di rappresentanza e inclusività. Non solo all'interno di Blizzard, ma di tutti gli studi, un po' di tutte le software house ah, Hanno messo il sistema di grifo, di grifoni Ok, cosa vuol dire? Ecco, metto una, una modalità che permette di modificare e di spostare gli elementi dell'interfaccia. Ad esempio la minimappa. Dalla ok, si può completamente personalizzare l'interfaccia a vostro piacimento. Questa è una cosa molto bella, obiettivamente. E si potranno salvare i preset. Quindi se siete qualcuno che around molto, quando si cambia, switch, switch a qualsiasi layout HUD che per quella specifica. Questa è cosa che fare già prima, eh? è, è molto bella come cosa, devo dire che sinceramente io non la presenterei come la grossa feature di un'espansione, cioè è semplicemente un miglioramento di quality of life. Sì, è positivo, però adesso non presentiamolo come se fosse sta gran cosa. Una incantesima, una nuova abilità ogni volta che livellate. Ok, quindi ci sono delle modifiche anche al sistema di progression. Abbiamo un sistema che offrisse ai giocatori una serie più ampia di opzioni. E alla fine sono tornati all'idea degli alberi Niente ragazzi, sono tornati ai talent tree Questo è positivo, eh, questo è assolutamente positivo Io sono sempre stato critico nei confronti del nuovo sistema di talenti di WoW Che semplificava e banalizzava il gioco Lo ritorno al passato Ci sta sì, sì, ma sono tutte cose prese da, dagli add-on. Però è positivo che finalmente WOW abbia questa quality of life dopo 18 anni. Poi io sono d'accordo, ripeto, io non l'avrei presentata come la grande feature di questa nuova espansione. Perché è una cosa che già fanno gli add-on da 15 anni. Detto questo piuttosto è positivo che ci sia. Eh sì, è molto simile al vecchio sistema di talenti, non è uguale, l'hanno un po' semplificato rispetto ai vecchi talent tree Però è molto, è molto old style, vecchio stile. Cioè, il vecchio albero dei talenti è stupendo, per fortuna anche quello c'è ancora in WoW Classic.

Sì, corretto, Star Wars Galaxies era precedente, ma cage era chiaramente ispirato a quel sistema con delle feature che integravano le dinamiche commerciali di gioco che trovava una figata pazzesca. Non era solo housing fine a se stesso, certo. Beh, ma anche Star Wars Galaxies eh, non era solo housing fine a se stesso. Era tutto integrato nel gameplay, cioè le città dei player, cioè le città dei giocatori con le tasse, il commercio. Ecco, il rinnovo delle professioni. È lunga questa conferenza. Buonasera Diros. E niente, hanno annunciato ufficialmente Dragonflight, che è la nuova espansione di WoW, e hanno confermato anche Waterloo Classic, che uscirà quest'anno, entro fine 2022. Guarda, di fatto si può riassumere così Diros. I leak... Eh, I leak eh, relativi a Dragonflight erano tutti veri. Tranne l'Housing. L'Housing è l'unica cosa in cui io speravo. E purtroppo è l'unica cosa che è stata smentita. Fake. Che tristezza, che tristezza. Vabbè. Eh, Saranno contenti coloro a cui l'Housing non interessa. Come potete vedere, niente. Li fanno anche il sistema di professioni. Il che, anche questo, è figo. Eh. Io è da dieci anni che dico che wow. Avrebbe bisogno di un nuovo sistema di crafting. Questo purtroppo non è del tutto nuovo. Però comunque si può si può in pratica fare. Si può inviare un ordine su commissione: cioè dire: eh, A me, giocatore, serve una spada di quel tipo, o anche tipo 10 spade di quel tipo. Piazzo l'ordine, e poi i giocatori possono farlo. possono completare questa missione per me. ovviamente pagando un prezzo. Questo è molto, è molto bello, molto positivo Figurati di Rossi. Speriamo che le professioni siano utili e che non usi sempre le solite due E eh, speriamo tante cose ragazzi, speriamo tante cose davvero Non lo so E' molto bello Quindi la prima volta che vai a craft il problema è l'endgame, come sempre. C'è poco da fare. È inutile girarci attorno. Se create qualcosa di alta qualità, sarà sicuramente meglio. E grazie al cavolo, aggiungerei una, ah, una pozione. Potrebbe. Anche loro hanno lavorato per rifare l'UI. Le professioni devono sembrare davvero speciali e uniche. L'introduzione delle statistiche per le professioni, sia di artigianato che di raccolta, e tu, tutte cose di quality of life. Non ho mai fatto il crafter, ma con questa affiche un pensiero lo farò. Io, io lo facevo Rogue Zone su WOW, ovviamente per quanto si può parlare di craft, Nel senso che WOW non è un sandbox, alla fine devi sempre. Cioè devi comunque fare le quest, devi livellare, devi ammazzare i, Cioè per livellare devi comunque ammazzare i mob, fare le quest, fare i dungeon. Non puoi purtroppo livellare solo facendo il crafting. E questa è una cosa che a me è sempre pesata. Pec Peccato che non l'abbiano rifatto. Con un po' più di coraggio potevano mettere... Eh, potevano fare... potevano rifare completamente il sistema di crafting e fare in modo che il crafting vi da exp. Cioè voi craftando ottenete punti expo esattamente come li ottenete eh, killando mob, completando le quest. In questo modo, se uno si appassiona al crafting, come ad esempio me, io sono un appassionato del crafting, eh, sarebbe stato fighissimo. Uno poteva livellare craftando, figata assoluta. In questo modo uno poteva davvero giocare a wow facendo il craft, cioè facendo l'artigiano di professione. Invece così, purtroppo, come lo hanno fatto è soltanto una side quest, cioè una cosa che fai mentre livelli per farti un po' di soldi. Peccato. Già che li facevano il crafting, potevano usare di più. Eh, troppo timidi, hanno usato troppo poco, ragazzi. Il crafting come equi non serve a nulla in WoW diverso per l'alchemy rune, eccetera. Mm, Io, per esempio, ho tutte le professioni sui vari character, character. Ma alla fine, fine. usavo solo it's Alchemy e Enchanting. Io it's sono good. un. Ci sta, Daisdemon? Io not sono not un, not un appassionato bad. di Herbalism e all Alchemist. The Sempre the fatto. L'Herbalista we'll e l'Alchemista, le pozioni. You e Thank you for tuning in to the Dragonflight deep dive. Bella trovata. Grazie, Rockzom. Una cosa a cui ho sempre pensato. Perché Perché negli MMO Sandbox è così. Sì, va bene, ciao, ciao. Perché negli MMO Sandbox è così. Nei giochi davvero intelligenti. Tu livelli e puoi expare craftando. Cosa che in WoW non è mai stata possibile, purtroppo, perché è un team park. Eh sì, uno non vuole combattere direttamente, ma vuole aiutare la sua gilda Consegnandolo a ammi e Ah, niente, finita. Ok, quindi alla fine non hanno detto nulla. Eh, esatto, non hanno... infatti anche in chat tutti che dicono release, release. Non hanno detto nulla sulla data di lancio. Allora mi tolgo intanto le cuffie che non servono più. E eh, non hanno dato neanche una minima data di lancio né sulla. né su Waterlock Classic né su Dragonflight. Allora, andiamo sul canale italiano di World of Warcraft. E vediamo un po' se hanno dato qualche maggiore dettaglio. Tanto, se volete guardarla ve la metto in chat. Vediamo anche il sito ufficiale. Ecco, torna il genito reame di Noitrend in World of Warcraft of Wrath of the Lich King Classic. Il titolo più lungo di sempre. E eh, lo so che è il 2022, però quando? Cioè 2022 è un po' vago e Il leak diceva eh, Secondo leak Wattle che uscirà già a settembre E Dragonflight a novembre mm. Più avanti nel corso dell'anno E niente non danno la data Minchia Io spero che non sia davvero a settembre è Troppo presto Se esce a settembre è troppo presto Banning Crusade Classic è uscita meno di un anno fa E niente, ragazzi, poi non vi sto a leggere tutti i contenuti perché sono esattamente quelli che conoscete già. Se... Cioè, sono i contenuti di, di, di Watluck. Di Dragonflight non hanno detto nemmeno l'anno. Dragonflight probabilmente sarà a fine anno. Oddio, a meno che non viene rinviata. Tu dici che. Voi dite che potrebbe non uscire quest'anno Dragonflight. Mm. Secondo leak Watluck Classic a settembre e Dragonflight a novembre. Allora se, secondo me conoscendo Blizzard, Blizzard fa tutto il possibile per cercare di pubblicare l'espansione entro fine anno, perché? Perché ottobre e novembre sono quei mesi in cui storicamente si vende di più, perché poi è natalizio, se non lo sapete, i mesi poi è natalizio in cui escono tutti i grossi, i grossi titoli e anche Blizzard è, da, è già da diversi anni che cerca sempre di pubblicare le espansioni di WoW in autunno, comunque fine anno, diciamo, è stato così per Cata eh, no, addirittura fu così per Wrath of the Lich King, fu così per Miss of Pandaria, per eh, Warlords of Draenor, per Legions, per Battle for Azeroth, per eh, e anche per Shadowlands. Quindi, secondo me, Blizzard fa tutto il possibile per pubblicarla entro fine anno, io direi novembre. Se poi non ce la farà a causa rinvio problemi tecnici col Covid, allora potrebbero inviarla all'inizio del 2023. Per però ci credo poco, eh, sinceramente. Io sono andato a vedere, ma c'è solo l'iscrizione per la beta e non per l'alpha. Speriamo esca prima della fine dell'anno, perché adesso il gioco sta muovendo lentamente e la gente si è già scocciata di questa patch. Piuttosto perché non mettono classic pure in italiano, eh non lo so perché, però. No, in realtà il perché si sa? Perché eh, Wow non era tradotto in italiano all'epoca. Ricordiamo che Wow è stato tradotto in italiano con Miss of Pandaria. E... Mentre invece di Wow Classic fino a ora hanno pubblicato il Vanilla, Burning Crusade e Watluck. Quindi le prime tre release che non erano tradotte in italiano. E, insomma, non detto, detto papale papale, non... Blizzard non c'ha cazzi. Ragazzi, nel senso che non, non ha voglia di investire così tanto e di spendere così tanto per la traduzione. Io, io però sono preoccupato perché se esce prima Wrath of the Lich King Classic e poi Dragonflight... Io sono preoccupato. Niente, qui sono anche un po' di commenti. E vabbè, allora... Questo è quanto, ragazzi. È possibile iscriversi alla beta, tra l'altro, hai detto? Vediamo. Tra l'altro il bello che qua mi fa ridere che sul sito ufficiale c'è scritto WoW Classic, novità. Novità cosa? da tre anni che c'è WoW Classic, è dal 2019 che... Allora, presentazione di Dragonfly. Gli stormi dei draghi di Azeroth torneranno presto E chiamati a difendere la loro dimora ancestrale Le isole dei draghi Abbonati, gioca, sciagola, eccetera eccetera Esploda Dragonflight Le isole dei draghi si svegliano Partecipa a una nuova era di avventure epiche Ecco, è vero Iscriviti alla beta È possibile iscriversi alla beta? Bene, poi lo faccio Qui sono le immagini, un po' di screenshot, nuove. Vediamo un po'. Ricapitoliamo qui. Ecco, eh, ricapitoliamo per chi si è connesso adesso alle novità dell'espansione. Allora, anzitutto le isole dei draghi. Ah, ok, questo eh. Quindi è. Quindi è questo nuovo continente Dragon Isos con quattro zone. Eh, con, anzi, 5 nuove zone, 4 zone classiche di leveling, e una uh, Una farà da, 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 fa da zona per la nuova classe di prestigio. Che è appunto la nuova razza, Drac'Tear, che è una razza draconica e eh, nuova classe collegata al Drac'Tear che è l'Evocatore, Ev Evoker in inglese. Domina l'isola dei draghi nei panni di un Evocatore Drac'Tear appena risvegliatosi. La prima combinazione giocabile di razza e classe in WoW. Retaggio e eh, vediamo un po' le abilità. Retaggio Draconico. Gli Evocatori Draktir possono cambiare liberamente forma, scegliendo tra un aspetto umanoide e una temibile forma draconica per affrontare i nemici e superare gli ostacoli. Scegli con chi schierarti. Gli Evocatori Draktir possono forgiare la pochia strada su Azeroth, scegliendo con chi combattere tra Horde e Alleanza. E poi, tanto abbiamo visto che metteranno anche il Cross Faction, quindi. Esperienza introduttiva. Scopri la storia dei Tier con una nuova esperienza introduttiva e impara a usare le tue nuove abilità prima di partire alla volta di un'epica avventura. Esatto, ci sarà un'isola, una, una regione apposita eh, apposta per i, per i Tier. Uè, intanto Erebo si è abbonato, grandissimo, vero massivo postumano. Grazie mille, di cuore. Buonasera, Erebo. Poi specializzazioni. Gli evocatori DracTier possono combattere da una distanza media, quindi mid range, con artigli e soffi infuocati. E questa spec si chiama devastazione, oppure attingere alla magia della vita per potenziare i propri alleati e questa si chiama conservazione. Abilità potenziate. Gli evocatori DracTier possono potenziare le proprie abilità draconiche con la magia. Carica i tuoi attacchi e scatena nel momento giusto per massimizzare gli massimizzare gli effetti. Ah, ma certo, questo è un po' tipo questa meccanica mi ricordo che c'è una cosa simile anche nel druido. L'ultima volta che ho giocato il druido su Wow Retail. Qui c'è anche un video che le mostra. Eh sì, la nuova razza, BD Silma. Ma secondo me non è fatto male, solo che Final Fantasy XIV ovviamente è un prodotto molto più recente. Intendi graficamente. Se parliamo di grafica, eh, ragazzi, Wattle è un gioco del 2004, eh, scusate, Wow è un gioco del 2004, Final Fantasy XIV è un gioco del 2013 di fatto, almeno Arial Muriboyne è un gioco del 2013, quindi sì, tecnicamente è ovvio che sia superiore. Però io non, non, mi, concentrei, non mi concentrei tanto sulla grafica. Eh, che si dice? La gente si aspettava già il Vanilla Classic con un serio Evamp grafico e con le localizzazioni attuali. Eh lo so, Trububbo, ma il revamp grafico c'è stato con uh, Wu Vanilla, eh? Il revamp c'è stato. Quello che è mancato è la traduzione in italiano. Cioè, se voi andate a vedere quella che ha la, la grafica di Wu Originale, non è assolutamente la grafica di Wu Classic. Eh. Wu Classic di fatto è una remastered. Cioè, va, va presa come un, un una remastered. Però il gioco è esattamente lo stesso. La cosa che mi fa storce il naso di Shadowlands è aver visto il vecchio modello di Artas, almeno una grafica aggiornata per il principe caduto, che tristezza. Non di Shadowlands, Robbo, vuoi dire è di Waterlock Classic? Poi diventa un Cavalca Draghi. Padroneggia l'arte del volo draconico. Una nuova forma di spostamento per via aeree. Esplora il territorio e ottieni quattro drachi delle isole dei draghi. Cavalcature nuove e personalizzabili che puoi rendere davvero tue. Con milioni di possibili combinazioni, tra cui scegliere, ogni draco sarà unico al mondo. Mi fa ridere che a volte parlano di draghi, a volte parlano di drachi. Se ho capito bene, il draco è la Mount. Cioè, questo è il draco. Però le isole sono le isole dei draghi. Intanto. È calato il sole e adesso mi vedete in ombra. Aspettate che accendo... Ecco, così mi vedete meglio. Che sarà possibile personalizzare fin nei minimi dettagli. Secondo me è più bella la grafica di WoW. Sicuramente invecchia meglio. Sì, sono d'accordo con Erebot. Da un punto di vista artistico ed estetico, questa grafica è eterna. Cioè, è invecchiato molto bene. È molto bella tutt'oggi. Infatti. Uh, dinamica di gioco del volo draconi, conquista i cieli, sfrutta le tue nuove competenze per volare col tuo draco, ma fai attenzione, gli abitanti e le isole dei draghi fanno precipitare dal cielo i cavalcadraghi troppo inesperti, poi mosse speciali, cavalcadraghi talentuoso, personalizzazioni aggiuntive, insomma c'è un sacco di roba da leggere, ragazzi Io adesso qua non leggo tutto. Uh... Però poi di grosso c'è il nuovo continente, ho detto prima, le Isole dei Draghi. Ah, vediamo esattamente quali sono le nuove zone: allora, Sponde del Risveglio, e qui è dove si inizia. Poi Pianure di Onaran, distese verdeggianti, bella. Poi vastità Blu. E poi Taldraxus, Taldraxus, Taldraxus. Ok, e poi infine l'isola proibita. E questa. Se ho capito bene, qui. Sì, esatto, qui è dove nascono eh, i nuovi PG de, che si fanno drag tier. Infatti, questa zona serve come campo di addestramento per i, per i drag tier evoker, per gli evocatori drag tier. Di fatto, si svegliano qui. Poi, la nuova, questa nuova meccanica vola e cavalca. Questa è letteralmente preso dal, dallo Skyscale di GV2. Come dicevo prima. Scendi in picchiata e prendi lo slancio durante la rapida discesa per poi spalancare le ali del tuo draco e sfruttare tutta la sua competenza, la tua competenza nel volo draconico per restare in aria. Ammira il panorama mentre sei alla ricerca del posto perfetto per atterrare o sorprendi i tuoi nemici calando in picchiata su di loro. Poi aggiornamenti, scopri nuove modalità di gioco. Però la nuova razza classe non mi piace purtroppo, sempre parlando esteticamente, chiaro. Ah, intendevi perché in Shadowlands, ho capito, Trububot. <ride> uh, scopri nuove modalità di gioco. Dragonflight include importanti aggiornamenti al, ai sistemi di gioco attuali. Sperimenta il più grande rinnovamento del sistema di talenti mai introdotto. I miglioramenti all'Ad interfaccia insieme a un nuovissimo sistema per le professioni e l'artigianato. E scopri nuovi modi per avventurarti su Azeroth. Ok, quindi nuovo sistema di talenti, che poi nuovo, tra virgolette, ma in realtà è un ritorno al passato. Uh, un rifacimento, un rinnovamento delle professioni l'artigianato, quindi il crafting e poi una nuova interfaccia. Appunto, questo, questo è indubbiamente molto bello, positivo. Peccato per il crafting, un po', un po poco coraggioso. Eh, il rinnovamento del crafting, poi funzionalità aggiuntive. Nuovo livello massimo, beh, questo classico. Il level cap verrà esteso a 70. Vi ricordo che il sistema di progressione è stato completamente rifatto con Shadowlands. Quindi, se prima eh, sarebbe stato il, il level cap sarebbe stato tipo il 120, forse addirittura il 130. Adesso che è stato abbassato eh, con Shadowlands, adesso il level cap sarà il... cioè al momento è il 60, però diventa il 70. Poi, eh, nuove spedizioni. Ok, interessante. Quindi nuove spedizioni e nuove incursioni. Oh, allora, notare che durante tutta la conferenza, in un'ora di presentazione, non hanno mai parlato dell'endgame. Almeno qui, un minimo, c'è cioè un breve accenno all'endgame. Allora, nuove incursioni e nuove spedizioni. Eh, allora, se ricordo bene, le spedizioni sono i dungeon e le incursioni sono i raid. Quindi mi confondo sempre. Quindi nuove spedizioni. Nuovi dungeon. Combatti per riconquistare Neltarus, la fortezza dello stormo dei draghi neri. Esplora le stanze finora sconosciute di Uldaman. Ah, tu è Uldaman. Difendi le pozze della vita dello stormo dei draghi rossi e molto altro. Quindi, potrebbe essere una, due, tre, quattro. Qui vengono citati: Vengono citati quattro dungeon. Almeno. Dragonflight. Poi nuova incursione. Ah, sì, questo è sicuramente il raid. Avventurati nell'antica prigione delle incarnazioni primordiali. Prima che il loro malvagio potere possa essere scatenato contro gli aspetti dei draghi. Ok, quindi una, un nuovo raid. Uno solo? Vabbè, diciamo si inizia. Immagino che l'espansione uscirà con un raid, e poi ne metteranno altri. L'antica prigione delle incarnazioni primordiali. Mmm. Ok. E poi qui c'è la gallery classica di immagini, screenshot, eccetera, eccetera. Chromatus come villain. Non lo so, non l'hanno detto. Cioè, Trububo. Non... Non, non, non mi sembra che l'abbiano. Non l'hanno detto esplicitamente. Ecco, sicuramente sarà qualcosa legato eh, ai draghi che, che avrà a che fare con tutta questa storia draconica. Però non mi sembra che l'abbiano citato esplicitamente Chromatus. Beh, niente ragazzi. Allora, questo è un annuncio di. Questo di fatto è l'annuncio eh, della nuova espansione di WoW. Vediamo se hanno pubblicato qualcos'altro. Ma no. Eh, addirittura sul sito ufficiale al momento hanno pubblicato una, una, un aggiornamento, una, una news solo per Wotlak Classic. Eh, e non devono ancora pubblicarlo per Dragonflight. Eh, il che mi fa pensare che prima è probabile che. È probabile che l'X sia vero. Prima uscirà Wotlak Classic che è stata confermata per il 2022, infatti, e poi uscirà Dragonflight che al momento non ha una data di lancio, anche se secondo me c'è che hanno i anche Dragonflight entro fine anno, però magari novembre e dicembre. Pff. Ecco, intanto il brillo fortunato è diventato massivo, grande fratello, vero massivo scopriamo che ha provato ad ammazzare cromi in legion aspettiamo nuovi leaks che tristezza dover aspettare i leak perché blizzard non si, non si scompone non si sbottona eh, io devo dire non sono ammetto di non essere un grande esperto della lore di wow anche se, anche se ci ho giocato tanto quindi non saprei ben dire eh, cromatus cromi eccetera non, non sono informato ecco lo dico sinceramente eh, a questo punto, niente, aspettiamo nuove, nuovi aggiornamenti su, sia su Dragonflight che su Watercard Classic. Io lo ammetto, sono un po' preoccupato. Il trailer mi ha fatto prendere bene perché, insomma, il trailer è molto fio. Comunque, fatto molto bene. E poi, insomma, speravo tanto nell'housing, ma purtroppo, Nisba. Quindi, sono, sono un po' deluso e preoccupato, sinceramente. Se, se volete sapere la mia, sono molto preoccupato, soprattutto per, per ciò che riguarda. Uh, Watluck Classic, quello sono preoccupatissimo. Però vabbè, niente, ragazzi, uh, abbiamo visto, la, confer abbiamo visto la, la conferenza di presentazione. Vedete, non ha, non ha una data di lancio neanche indicativa Dragonflight, ne nemmeno 2022, proprio al momento è senza data. Uh, abbiamo visto dicevo, la, la presentazione di, uh, di Blizzard. Direi che possiamo tornare a schermo intero così ci, ci salutiamo. Ultime chiacchiere, insomma, ultime. Ultime parole, e domande? Ecco, scusate, questi me li tolgo che non servono. Quindi, quindi, um, questo, questo è stato l'annuncio di uh, Dragonflight e di Waterloo Classic. Uh, quindi, io direi che ci possiamo salutare qui. Ma, ma eh, non, eh, non disperate, perché noi torniamo già stasera. Dopo cena, ma certo che ci siamo, BDSIL, ma non ci sono solo io, c'è anche il buon Ask, Zoe. Ebbene sì, stasera torna il salotto virtuale degli MMO con tantissime cose di cui parlare, a partire ovviamente eh, dalla nuova espansione di WoW. Eh, qual qualcosa diremo, ecco, non si può non commentare. Eh, quindi niente, appuntamento alle 21.30, sempre qui su Twitch. Adesso io vado a mangiare qualcosa perché è eh, tutto il giorno che lavoro, faccio una cena veloce. E poi ci aggiorniamo tra un paio d'orette col salotto. Quindi, quindi non mancate, ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi al canale, followateci qua su Twitch e abbonatevi. Che dobbiamo tornare a 100 massivi post umani per fare un nuovo streaming disagio su un MMO misterioso. Mi raccomando, ragazzi. Ask Zoom, lo immagino pimpante di gioia dopo questo reveal. Forse non l'ha neanche seguito questo reveal a Rimask. Comunque, niente, ne parliamo più tardi Dai, non spoileriamo gli argomenti perché stasera c'è tanta carne al fuoco, tanta ciccia di cui parlare Quindi ragazzi, io vi ringrazio per essere stati con me Vi do appuntamento più tardi per una grande puntata del salotto Gra Buon appetito, grazie Diros eh, Gio l'invito, Gio l'augurio anche a voi ragazzi Buon appetito, mi raccomando, non mancate, ci vediamo dopo Sempre Connessi, aggiornati, massivi su mmo.it. Bella e a dopo!